non ha deluso le aspettative la tanto attesa sfida tra Marvin De Mollari e Luca Angeletti. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni ha corso a zone di Capannori per la Boxing Night. I due pugili hanno dato vita ad una sfida epica terminata con la vittoria ai punti di De Mollari, che ha superato così i quarti di finale di questo trofeo delle cinture targato World Boxing Council per la categoria dei super piuma. De Mollari al peso 58-600, Angeletti 58-300. 6 round vissuti ad un ritmo altissimo da questi due pugili giovanissimi, ma che hanno dimostrato un carattere e una tenacia degna di atleti molto più esperti. De Mollari ha costruito la vittoria ai punti al termine di un match comunque molto equilibrato, tenendo sempre la guardia alta, ben chiuso, ma rispondendo mentre Angeletti portava a segno le sue serie. Il pugile romano non si è mai fermato ed ha costruito molte azioni in attacco. De Mollari ha colpito di meno, ma i suoi colpi sono stati più incisivi e hanno dato l'impressione che arrivando al bersaglio facessero più male. Il pubblico, col passare dei minuti, ha seguito ogni azione sul ring con ovazioni e tanti incitamenti, ma sempre con grande sportività. Il match è stato molto corretto, anche se combattuto spesso alla corta distanza, e l'arbitro internazionale Giubelli l'ha ben diretto. Per De Mollari si tratta di un grande passo in avanti, tenuto conto anche del valore dimostrato dal suo avversario. Sentiremo ancora parlare di Angeletti, che non è uscito affatto ridimensionato da questa sfida, ma anche le quotazioni di Marvin naturalmente adesso sono in netta crescita. Nell'altro match professionistico della serata, al limite dei pesi leggeri, Nicola Inchiri ha superato i punti in 6 round il siciliano Michelino Di Mari.